Bene. Allora, che tipo di colpo, che tipo di piano è? Allora, Infiltrazione? questo è Devi assolutamente che non infiltrarti. dobbiamo essere visti. Qui Assolutamente infiltrazione pura. l'idea è proprio stealthissimo. Perfetto, il punto di accesso da dove entrate? Tu che conosci la villa, secondo te qual è un buon punto? All'oggi della servitù, dietro. Perché lui ha addirittura la servitù. Sì. Lui non è decaduto per niente. Lui sta una crema. Esatto. Va bene. Probabilmente sarà aperta perché col fatto che c'è una Ci sarà festa. un via vai di catering, Esatto, dici? ci sarà un via vai di gente, eccetera. Ci siamo camuffati da catering. Esatto, potrebbe anche essere. Vecchia Siete i scuola. camerieri. Va Va bene, ultima cosa, scegliete il carico. bene. Ah, io È sono leggero. leggera Quindi zero abbastanza. per l'occasione? Direi di sì. Leggero Direi di slash elegante. Camicia bianca e Esatto. pantaloni neri in realtà perché... Da cameriere dell'Ottocento. Esatto. Allora, fatemi togliere la Va X a quello che già bene. avevo messo perché... Allora, il fatto che siamo già mascherati ci prende con un materiale per il sotterfugio e ci occupa uno slot o partiamo comunque free, ma perché ci siamo mascherati prima? No, io direi che lo occupa, secondo Lo me. anche secondo me è più giusto se lo occupa. Allora, tiro per l'ingaggio, eh. Vediamo un po'. Allora, un dado di base. Io direi un dado per il semplice fatto che Gerard a quanto pare si fida ciecamente di questo povero stolto di Claudine, quindi un dado in più c'è e basta così, due dadi. Non mi sembra ci siano altri fattori rilevanti. Ok. Povero Questo è quello che Gerard. devi fare basso, vero? No. Quello che devo. Conviene sempre che si faccia alto per i Ok, tiri. quindi 5 ci piace. Posizione rischiosa. Che dà paura, anagrema. Ci Normale. Diciamo, comincia piace. l'azione nell'azione. Considerando che insomma su 3 volte una era una partita di disperati, dico beh, guarda che rischiosa per me è una crema. Cioè. Poi... Va bene, quindi. Allora, io mi immagino che la cosa parta alla fine del rinfresco, no? Perché se altrimenti o durante il rinfresco. Allora, tocca capire una cosa. Le scorte di sangue le prendiamo solamente quelle che ha da parte? O siamo così merde che gli togliamo proprio anche i vasetti? Proprio gli andiamo a togliere Gli proprio, che puoi gli togliere metti... quello che ti pare. Fai un... No, perché se c'è proprio il blackout totale, è ovvio che durante il party non si può fare. Io E anche. riuscite a Se trasportare? invece vai solamente a togliere le scorte, magari lo puoi fare anche durante, se sei proprio Italian Job vero, nel senso proprio a supercazzola, scappellamento a destra. No, vabbè, non porti dei limiti, cioè, perché non devi scegliere tra due cose. Allora, Tu vuoi per me tutto e subito. è più divertente durante. Va bene, Anche io perfetto. pensavo durante, Solo sì. perché è più complicato. E quindi, scena. Tutti questi nobilotti me li immagino vestiti davvero in maniera sfarzosa con delle maschere, no? Tipo ballo in maschera. In Chiaro. questo cortile dove ci sono, come ho detto, piante, dei fiori relativamente colorati e rigogliosi. C'è il porticato con gente che va e viene, i divanetti con i cuscini, ma a questo punto tipo una sorta di buffet stracolmo di verdure e altre cibarie, diciamo, ricche, con i camerieri che vanno e vengono con i piatti, i calici, le bevande che lo portano i nobili. E quindi, Claudine, tu c'è. C'è Gerard che un pochino cerca di starti alle costole. Esatto. Cioè, tu dove lo vuoi affrontare, per così dire? Dove lo vuoi confrontare? Dove ti metti? Vabbè, io
sono nel giardino insieme a lui. E... Perfetto. E quindi lui ti fa: prego, prego, siediti pure su questo bellissimo divano. Guarda, è velluto rosso di Tycheros. L'ho fatto scegliere apposta per te. Raga, sto a pensare ai flashback che ci siamo fatti già, nel senso, l'organizzazione, tipo, quando senti questo suono, tu fai una commozione, attira l'attenzione, perché noi dobbiamo, tipo, sfondare muro. Cioè, tipo, quelle cose, tipo... fai entrare gli struzzi e suona le trombe, tipo, quelle cose... Io direi invece Edlun e Ross, voi appunto camicia bianca e pantaloni neri, abbiamo detto? Sì, ma che c'è? Noi magari abbiamo anche sgraffignato la maschera da cameriere, che è quella un po' neutra, bianca, giusto, bianca, porcellana. Tutti i camerieri, esatto, hanno quella mascherina nera, va bene. Io niente, direi che questo... il mio intento è distrarlo per tutta la serata, per com'è possibile... Lo vuoi mettere fuori gioco, per così dire. Esatto, facendolo bere molto. Infatti ogni tanto gli rabbocco io il calice. Lo fai ubriacare, vediamo che succede. Farei partire un orologio, non lo so. Sì, 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 sì. Comincia a ticchettare. Ma perché queste idee? Guarda, della mia storia di giochi di ruolo non è neanche la peggiore che mi è venuta. Ricordo... su destrezza per raccogliere la chiave, anzi per prendere la chiave al volo. Quindi, ma tu ti ricordi come fare. Morì il mio bardo? Sì, no, come fui ucciso dal bardo con Mark. Venni buttato su dei trucioli, no? Sui... dei triboli, zio. I triboli forse è meglio, ma comunque tirava tipo i D4. Cioè... Sei morto su dei triboli. Esatto. Sì, da sopra le scale mi dettero un calcio e cascai sui triboli e morì. Nella stessa avventura. Ucciso da un bardo che fu... Tirò la chiave. Sì, grandi ricordi, dei check Tattico. Inutili che abbiamo fatto, proprio quelli belli. Comunque. Va bene, oh, vai Claudine, comincia a far ubriacare Gerard. Arrivo subito, vi ascolto. Ma certo, Marchese, mi accomodo pure di fianco a lei. Vuole un altro bicchiere di vino? lui ovviamente non sa dirti di no, fa. No, alla salute, alla tua bellezza, alla più splendida dama che abbia mai messo piede ad Askwall. E brum, trinca tutto d'un fiato. Esatto. Guarda che questo poco poco mi sa che ce la fa pure. Ma te lo saprò dire. È vecchio, secondo me non regge bene l'alcol come un tempo. Adesso vediamo, vai, fai che abilità stai usando. Allora. Manipolare? Va bene. È palesemente, secondo me. Sì, eh. Tanto su questa abbiamo detto che tanto c'è sempre... Tanto c'è sempre zero. Quindi, esatto. Quindi spendo uno stress. Due stress e tiri un dado. Attenzione, ok. E che cancello qui? Intanto, qui suggeriscono Edrun, fa esplodere tutto. È una soluzione, ma non sarà contro la più stealth. Ma tu dovresti fare delle mine, no, tipo localizzate e silenziose. Dovresti fare tipo che se le piazzi in certi modi sui cardini delle porte. È venuto l'operazione fuori. Chirurgica. Vai, vabbè, secondo me siamo... vabbè, comunque qua c'è stato un fallimento, eh? Bel 2. Vale, male. Perfetto, lui non niente, solo... Vinto, non solo non si ubriaca, ma sei tu che tu ubriachi. Quindi... No, questa azione non succede. Vabbè, non vuoi neanche sapere. No. Va bene. Ha paura di ritrovarsi il giorno dopo a letto con questo, eh. C'ha il terrore. Il terrore. Beh, mi sa proprio che è risolutezza. Quindi cosa si fa in questo caso? Tiri su risolutezza. E più alto fai, meno stress subisci. Ok. È sempre un D6? Sì. Dipende quanto c'hai di risolutezza. Risolutezza, sì, c'ho due crocette. Come due? Due? Due. No, risolutezza, allora, tu c'hai due in armonizzare. No, solo risolutezza, di guarda. La colonna grigia? Sì. Ok.
Vuol dire quante abilità hai in risolutezza? Ne hai una sola, quindi uno. Invece okay. Su prestanza avresti due. Vabbè, però adesso non mi serve. Devo no, per farti capire. Ok. Cosa bani sti cantucci? Oddio. Basta. Vabbè, subisci 4 stress. Sto veramente sudando freddo in questo momento. Vabbè, però non ti sei ubriacata. Ok. No, non si è ubriacata, ma ti sta stressando. Noi chiaramente ci eravamo portati tutti quanti gli attrezzi tipo nel carrellino da catering. Vorresti fare un flashback in cui voi vi preparate tutto nel carrellino da catering? Ma secondo me ci sta che siamo arrivati già con gli attrezzi, lui c'ha le bombe, anche se non sono... Vabbè. È allora, leggero. Flashback su come questo cazzo di carrellino siete riusciti a farlo entrare nella villa. Tipo, ok, ci sta. Perché noi siamo i camerieri, ma non siamo gli addetti al catering. Fatelo. Ah, ma io pensavo di entrare con un carrello e fare finta di niente. Ok, quindi stiamo tipo flashback. Un'ora prima dell'inizio del banchetto, ci siete voi due che state spingendo questo carrellino passando tranquillamente all'ingresso del cortile. Me lo immagino, c'è questo arco di pietra molto grande con tipo animali scolpiti, mangiati un po' dalle intemperie. Le ringhiere, come si chiamano? Sì, le ringhiere di ferro battuto che delimitano il cortile. E ovviamente vi viene incontro il maître nel flashback e vi fa: che cosa avete portato? Basta, abbiamo preso già tutto. Oddio, Ed, non tu sei l'uomo d'accademico qua, eh? Quindi ci devi sfoggiare una conoscenza. La gomitata. Mi spacca una costola, prendo fiato. Assolutamente, ne siamo perfettamente coscienti. Questo è l'ultima portata a sorpresa offerta direttamente dalla nostra organizzazione. Prego, impossibile ricordarlo. Vai, tira. Genio. Maggio. È un piatto esplosivo. E questo... bravo, sorrido questa battuta, lancio su manipolare credo a questo punto. Ok, conseguenze ce la fai, ma 24. Allora, per quanto mi riguarda, avete portato effettivamente dietro questo carrellino, ma la situazione diventa disperata. Nel senso che c'è il maître che non vi perde di vista perché si è insospettito. Il maître, me lo immagino tipo alto 1,50 m, largo altrettanto 1,50 m, insomma, vestito più o meno come voi, però ha la maschera leggermente più elaborata, con qualche ricamo d'argento, i capelli brizzolati, e è tutta la sera che vedete che lui non vi perde di vista. Che cosa fate? Ross, secondo me è arrivato il momento di agire. Secondo me avevamo un piano anche in questa occasione. Un flashback del flashback. Perché no? E scordo. Che se ci avessero troppo rotto il cazzo quelli dello staff, Claudine avrebbe dovuto fare tipo lamentarsi del servizio con il maître, tipo, no? Nel senso, l'avrebbe chiamato: ah, qui non funziona, e intanto noi ce ne andiamo a fanculo qualche altra parte. Come facciamo? Questo lo devi fare Claudine adesso. Infatti sto chiedendo se lo fa. Cioè, quella è la domanda che ho posto. Interessa mi questa sento, opzione? Sì, ma come facciamo a comunicare? Bastava che flashback, ci siamo detti: oh, regà, se il maître ci caga il cazzo, qualcuno dello staff, Claudine, tu ci devi allora dare mano. Diciamo che io da lontano vedo il maître che... Io un po' vi riconosco in mezzo... Beh, comunque, io c'ho la pelata. Edrun, com'eri tu, Edrun, di... fisicamente, che non mi ti ricordo? Era tipo... Io avevo un segno di riconoscimento che è la cicatrice qui, però probabilmente è coperta dalla maschera. Per quello sto dicendo se c'era qualche altro dato. No.
Ma io, secondo me, nella fisionomia ormai ci conosciamo da qualche tempo. Ma c'hai il capello a caschetto tagliato corto, c'hai, che ne so, nel senso, c'hai come... Io immaginavo un capello molto corto, nero, e... nulla di pazzesco, no? Nessuna frezza bianca, nessun segno di riconoscimento. Comunque sta con me, io ho la pelata abbronzata, per cui... Ok, vabbè, io percepisco... Allora io percepisco che c'è qualcosa che non va dalla vostra parte. Diciamo che faccio finta di assaggiare una portata, non so, i gamberoni. Non so se esistono ancora i gamberoni, non so, tipo, non so. Facciamo pesce che... ci sta tutto. Pesce, ok. Questo pesce non è fresco. Chi è il responsabile fatemi di questi piatti? Fatemi parlare col maître. Fatemi subito parlare col maître. Esatto. E Gerard subito si alza, Gerard... indignato. Proprio con una voce da tenore. Cosa? Oh, comunque l'alcol gli ha rimbalzato proprio zero. Sì, che perché pippa. C'è un sacco di massa. Bisognava... Bisogna impegnarsi di più qui. Ok, allora c'è Gerard che va contro il metro? Va verso il metro? Beh, tu accompagnalo perché devi fare in modo che esatto. Trattieni il tempo, che noi facciamo cose. Se okay. Voi fate azioni, potete tirare. Se no, sono io eventualmente che tiro, e per così dire, faccio un tiro di fortuna per vedere come va la confrontazione, il confronto tra Gerard e il suo metro. Decidete voi, cioè potete agire oppure... No, il mio agire sarebbe che io e Edron piottamo e andiamo verso il deposito, magazzino, che più o meno abbiamo scoperto prima dove fosse, immagino. Mm-hmm. Va bene. Esatto, poi ci giochiamo. C'è allora, il magazzino. Allora io tiro fortuna per vedere quanto Gerard riesce effettivamente a distrarre il metro. Allora... Devi credere. Stanno pari a 50 e 50 perché il maître è tipo uno chef, è tipo Gordon Ramsay, cioè uno è nazista in cucina, ha ragione lui. Vado. Oh cavolo. 3. Fallimento. Un 3. Perfetto, quindi il maître non è affatto distratto da Gerard. Merda. Anzi, Gerard vedete che va lì e comincia a baccagliare, e il maître lo fulmina con lo sguardo, assaggia un gamberone e gli fa: questi gamberoni sono perfetti, e glielo butta sul panciotto. Gerard, non ti farei mica trattare così dal tuo maître. Gerard caccialo via subito. Gerard è confuso, si chiude in se stesso. No, ma io, perché lui comunque è un cuoco davvero di alta fama. Cioè, e tu sei un po' una stronza. Che figura di merda che gli hai fatto fare a Gerard, brava. Sto veramente sudando. Ma mai più nessuna possibilità. Ma poi Gerard, secondo me... Si prende il pezzo di gamberone che gli è rimasto attaccato e se lo mangia lentamente. Lo sai, no? E fa tipo: beh, però è vero, sono buonissimi. Evidentemente è mangiato tutto l'unico marcio, evidentemente. E il metro si gira proprio nel momento in cui voi due cercavate di defilarvi. Beh, allora ciao, beh. Poi, nel senso, se volete... Diciamo di questo, però voglio sperare. Se potete agire, fate quello che volete. Io, guarda, la risolvo facile, Ross. Accorgiamo che il metro ci sta troppo addosso. Due alternative. Ci separiamo... O pensiamo entrambi al metro. Io penso al metro e te inizi a aprire il deposito. Oppure. No, conviene che ci se... parte. Allora, ci accostiamo a un altro carrellino. Io prendo il carrellino finto e tu quello vero con le bombe, che sei quello che le sa usare e fa cose. E ci separiamo. E io vado più verso il metro e vediamo che succede. E allora io mi inizio a dirigere verso il deposito e credo in Dio. Male. Vabbè, vediamo che succede. Credi nei demoni, quelli sono sicuri. Credo nei demoni.
io dovrei fare un altro, cioè nel senso anche qui tocca vedere semplicemente se il metro come posso dire, è casuale, è 50 e 50. Dai, è un 60-40, vado più io nella sua direzione. Nel senso, ma tu stai facendo qualcosa per attirare la sua attenzione o... Sì, tipo che mentre dopo gli passo a fianco, tipo inciampo leggermente e poi riprendo a camminare facendo il vago. Cioè, tipo proprio la cosa più sospetta che esiste. Ma lei dei bicchieri di cristallo del... Beh, quello dopo mi si incula e basta, no, vabbè, esageriamo. Quello ti dovresti l'attenzione anche quello voglio solo sviarlo un po', poi se scamano che non sono manco un cameriere è un casino. Aros, io te la butto lì, ma se lo tramortisce e ti sostituisce a lui... La fisionomia è un po' di... Davvero, il mio travestimento non sarà mai all'altezza. Anche perché è uno chef di falso. È alto 1,5. Io ho fatto... sì, esatto, cioè io ho reso palese il fatto di essere tipo un po' incespicato per saltare nell'occhio. Va bene, tira. Essere, tipo, quello che dice, un mio cameriere non farebbe mai una cosa del genere. Che cosa stai tirando? Manipolare, penso sia. Come ti pare, puoi anche dire, che ne so, puoi dire quello che ti pare, anche destreggiarsi, come ti pare. Ma no, mi pare poco un destreggiarsi. Va bene. Aspetta che mi metto la scheda. Tra parentesi, voi dovreste segnarvi un po' di punti esperienza, perché finora è sempre stato disperato. Ma devo fare fallimento su disperato o tiri su disperato? No, tiri su disperato. Claudine si deve segnare due punti esperienza su risolutezza e Edlun un punto esperienza, non mi ricordo su cosa abbia tirato. Non vorrei dato sempre manipolare? No. Ah, sì, sì, vero. No, manipolare è andata bene. No, ho fatto 4, ho fatto pochissimo. No, non c'entra niente. Comunque era un'azione disperata. Ok. Pare sì, fosse proprio manipolare... No, sto dicendo cavolate, fermi tutti. È diventata disperata da quando Edlun ha fatto 4. È vero. Era iniziata come rischiosa e adesso è disperata. Ok, perdonatemi, errore mio. Allora, vada. Io ci metterei a questo punto però un po' di stress, perché ci tengo molto che Edlun riesca a fare quello che deve fare. Il suo dovere, il da suo esplosivo, dovere. Da bombarolo. Era uno bombarolo. Due stress per un dado in più. Due stress, esatto. Ok, quindi tiro su manipolare due dadi però. E ci tiro comunque un bel 3. Ottimo! Quindi non solo fallisci, ma subisci delle conseguenze disperate. Mamma mia. Casco di faccia, primis. No, quello per iniziare. Allora, calcola, quello che succede è questo. Tu fai per inciampare, il metro ti prende al volo, proprio afferrandoti per il bavero della camicia, ti ritira su, per meno alla sua altezza, ti toglie la maschera, fa uno sguardo sconcertato e urla: infiltrato! Ladri! Muori tutti, basta! Puoi ovviamente resistere se vuoi. No, fai che non accada sta cosa, mummy, per favore. Non c'è abbastanza stress per fare in modo che non accada. Veramente sul personale, lei. È un rischio. Anche se no va come a rumare il colpo. Ma secondo me si può ancora fare se riesco a essere io quello che scappa e attira ancora di più l'attenzione. Però ovvio che è una situazione disperata, quindi anche la tua situazione non sarà delle più rose. E resisti o no? Con resisti cosa intendi? Al fatto che non mi faccio mettere al gabbio? Ovvio che resisto. No, nel senso... Ok, quindi io ho fallito. Perfetto. Questo me lo ricordo. E stavamo decidendo di... Diciamo, consumi stress. Esatto, per dire che non è mai successo. Esatto, perché siamo veramente... Hai paura? Sì. E vabbè, devo tirare cos'era che tipo... È sempre sul manipolare, devo tirare o era... Devi scegliere tu. Ah no, per lo stress, perdonami. Beh sì, è risolutezza. Ok. Ci provo, secondo me andrà malissimo vista la serata. Infatti un 2. Ciao. 4 stress. Esatto. Merda.
non è affatto quello che doveva succedere. Però questo non è successo. E ho fatto anche un punto di esperienza, no? Giusto? Sì. No, beh, per il primo tiro, sì. Per il nel fallimento, senso, non per situazione disperata. No, basta che tiri in una situazione disperata. Okay. Per il tiro in situazione disperata. Esatto. Su risoluzione sempre, perché era manipolare, ok. Quindi tu avevi fallito, però quantomeno non subisci conseguenze negative. La questione è questa. Fai il tuo inciampino, il maître ti dà un'occhiataccia e poi tiene d'occhio sia te che Edlun senza perdervi di vista. Edlun, tu senti proprio il suo sguardo fisso su di te e senti che chiaramente dovresti, come posso dire, adempiere al tuo ruolo di cameriere in qualche modo. Guarda, io giro con... devo adempiere al mio ruolo di cameriere in qualche modo, senza dubbio. Lui si sta avvicinando, a questo punto ha cominciato ad avvicinarsi a te con un'aria minacciosa. Ok, grazie. Mi hai dato sicuramente una mano, ma come dire, mi ha aiutato in tanti altri frangenti, non sempre i ciambelli riescono con il buco. E sto chiaramente prendendo tempo per farmi venire un'idea. E va bene, a questo punto direi che in questi casi estremi parlo con il maître. Mm-hmm. Sei sicuro che non vogliamo usare la carta da 90? Guarda, la mia carta da 90 è, e dimmi cosa ne pensi, mi gioco un flashback. In questi casi avevamo comunque pensato a una soluzione. Comunque c'era una bomba. Secondo me è Guercio che inizia a mordere i garretti delle nobili, no, e poi corre. Tipo lasciarlo tra la folla. Nulla di tutto. Si crea il panico, no? Potrebbe anche essere. No, sapevamo che il metro poteva essere una carta pericolosa. In casi estremi, come mi sembra questo, avevamo pensato a togliergli loro di mezzo. Non un manganello, ma... vista l'ultima esperienza sulla barca, un buon sonnifero per farlo addormentare. Chiaro, partirebbe un timer, perché dopo un po' qualcuno lo cercherà, però quantomeno potremmo, almeno in minima parte, riuscire nel nostro colpo. Se te la vuoi giocare di suspense, direi che... Io l'unica cosa che mi preme è che tutto questo poi non venga ricollegato a me. Non ti preoccupare, per ora che ti stiamo mettendo in mezzo innamorato. In modo particolare. Quindi mi prendo metro, faccio sì, sto assolutamente andando al lavoro, avrei soltanto bisogno di ancora uno dei suoi illuminanti consigli. Il salmone come va servito? Mi può accompagnare alle cucine e mostrarmi? Illustrissimo. Vabbè, non sarò mai degno di lei, la prego. Prostro. Ma nel senso, una volta che lui ti segue nelle cucine, tu che cosa fai? Io ho una fialetta nascosta nella mia giacca, nel mio inventario. Ok, tu c'hai sempre la bandoliera, Ok, la prendo dalla bandoliera, questa fialetta che fondamentalmente è tipo i sali, la immagino. Scusa, tipo il cloroformio. Bagno un panno, lo faccio su un panno, gliela sbatto in faccia e tempo 5 secondi, se lo riesco a mantenere si addormenta. E beh, cioè, più che se... Allora guarda, a disposizione tu avresti o la polvere ipnotica che induce un piacevole stato di trance ipnotica quando inalata, quindi è la cocaina praticamente. Oppure c'è il crivella cranio, che da sono fumi tossici che provengono dal sangue surriscaldato di un leviatano e causa emicranee incapacitanti. E se no, è interessante che... perché anche lavorando. La folgore è l'elettroplasma miscelato con acqua marina che ti dà la scarica, ti dà una scarica di energia. Ulisse e polvere annegante. Allora, l'Ulisse causa cecità e la polvere annegante incapacita la vittima dando la sensazione di annegare. Mamma mia. Troppo. Gioco il sangue. Questo è un poveretto.
Il crivella cranio? Esatto, sperando che gli tenga un'epitenchirania pazzesca e abbia bisogno di almeno uno, in primo luogo sia distratto e poi magari si prende quei 5 minuti di pausa e possiamo fare un attimo gli affari nostri e scomparire. Va bene, la situazione è sempre disperata, quindi prego, che cosa... Certo, cioè, Rosia lui... non era. E lui tipo lì sul posto tira fuori una mannaia di proporzioni chiaramente sproporzionate e comincia a sfilettare il salmone che hai sul carrellino. Con maestria. Ah, benissimo. Mentre lui, come dire, fa a fette il salmone, io tiro fuori dalla bandoliera questa piccola fialetta. E con nonchalance la apro e... immagino che debba essere inalata. Sono fumidozzi. È alto 1,50 m. Esatto, è alto 1,50 m. Faccio in modo che gliela sventolo sotto il naso. Spero che sia abbastanza concentrato per non accorgersene. E spero che quantomeno abbia un minimo di effetto. Dai, che cosa stai tirando? Potrebbe essere un'azione nascosta. Mm-hmm. O destreggiarsi per non farsi vedere o sgattaiolare. Ma forse sgattaiolare è più tipo muoversi silenziosamente. Questa è un'abilità di mano per non far vedere quello che sto veramente facendo e lui inala questa cosa. Vabbè, ok, quindi sì, io direi sempre posizione rischio e disperata, efficacia normale, vai. Quindi mi tiro un dado in destreggiare. E prendi il punto esperienza in prestanza. Speriamo di fare almeno 5? Almeno 5? Affanculo. Mi prendo il punto in prestanza e lo sai che c'è? Voglio che sia un successo. È un 4 o è intensamente? È un successo, ma... E 4 è il successo, okay. Ma a meno che tu non voglia spendere, non voglia rischiare di prendere stress. Allora, la conseguenza che ovviamente ti devo imporre, tra virgolette, è disperata. Quindi, secondo me, quello che succede è che lui inala questi fumi tossici, ha uno spasmo, da una tramvata al carrellino. Oddio. Butta tutto all'aria e probabilmente c'è anche un'esplosione. No! Che stranamente non hai causato direttamente tu. Decidi tu. Guarda, è talmente divertente che la potrei lasciare andare così. Oddio. Certo, ma andiamo a puttane un po' il culo. Va bene, allora la lasciamo andare così, a patto che possa prendere il necessario per aprire il deposito. Ah, per carità. Quindi lui è... praticamente, ribadisco, inala i fumi tossici, perde i sensi, ha uno spasmo, il carrellino si ribalta, tutto va all'aria. Immagino. E Edlun, ma tu tipo ti butti sotto un tavolo per evitare l'esplosione? Quando... No, nel senso, no, ti ripari dall'esplosione o rimani lì? Ti riparo dall'esplosione, questo povero Cristo mi sviene davanti, praticamente mi sbatte sul carrellino. Io faccio soltanto a tempo a mettermi un braccio davanti alla faccia e provare a ripararmi quantomeno, ma vengo sbalzato indietro da questa, esatto, cosa. Sbrom! Cioè, in realtà è, come posso dire, è un botto sordo, capito? Fa boom! Okay. Il carrellino e tutte le pietanze che cominciano a cadere come coriandoli, tutti gli invitati che si girano, ovviamente a questo punto silenzio di tomba, si girano verso di voi, c'è il maître a 4 di bastoni con tutte salse spiaccicate addosso, per terra, e a questo calma. Cosa? In primo luogo, Edlun si era immaginato di essere in cucina, prima di tutto. Anch'io ero convinto che stessimo in cucina. Sì.
va bene, sta in cucina. Sbom, botto, tutti i cuochi che si girano, il vetro a quattro di bastone così con tutte le salse. I cuochi ti guardano e ognuno sta impugnando un utensile da cucina. Appuntito o affilato. Esatto, però sono tutti comunque ugualmente pericolosi. Quello meno minaccioso è questa tizia ciccionissima con due tette enormi che impugna un mattarello, ma a questo punto ti viene da pensare che forse lei è la più minacciosa. Perché si avvicina sbattendolo sulla mano... Proprio come, capito? Proprio da guardia inglese. Esatto, è come se già lo avesse usato a questo scopo. Capisco, capisco. Qui non promette bene. Credo che forse non abbiamo scelto la serata giusta in tutti i sensi. Io penso che il topo era ancora meglio, il nostro quercio. A questo punto direi di sì, però mi gioco quest'azione. Io sono comunque una persona abituata alle esplosioni, quindi spero di avere un minimo più di reattività del metro. Mi sono preso questa esplosione in faccia, ma come dire, mi riacchiappo dopo 10 secondi piuttosto che 3 minuti. È stata un'esplosione da laboratorio, non era una vera e propria granata, insomma. No? Le conosco, mi sono dato il nome praticamente. E tanto alla fine succedeva che qualcosa esplodeva sicuramente. Doveva succedere. Deve essere stata una pentola a pressione, guarnizione guaste, qualcosa del genere. L'avevo detto io, come dire, al mio collega di fare manutenzione, ma scusate, errore mio. Mi avvicino un attimo. Vedo di riuscire a recuperare, cioè, quello che... Stai cercando di ammanzirli? Assolutamente sì, per scappare rapidamente dopo aver preso una fialetta di acido che ci servirà per aprire il deposito. Allora, questa guarda... Vabbè, la posizione è sempre disperata, l'efficacia è limitata perché non ci cascherebbero mai. Poi vediamo, magari invece hai successo critico o qualcosa del genere. Lascia fare. Puoi spendere due stress se vuoi per aumentare l'efficacia del tiro, cioè non tanto tirare più dadi quanto... e ottenere un successo pieno qualora tu avessi appunto successo. Ecco lo stress. Va bene. Sì, sì. Come io non posso più usare stress per nulla, sono già... No, me lo spendo, me lo spendo. È quello che si dice spingersi al limite, immagino. È esattamente spingersi al limite, però invece del dato in più... Va bene, allora, se vuoi ti faccio anche un patto col diavolo... puoi tirare un dato in più se rischi di perdere... tutto l'equipaggiamento che ti hai riportato. Allora, guarda, questo non c'è problema. A me serve soltanto una... Per me non c'è problema, però a me serve soltanto una fialetta di acido per aprire il deposito. Perdo anche quella? No, perderesti tutto. Rischi di perdere tutto. Poi magari se è successo... Oddio, si sta rilasciando. Non è salvato. Va bene. Quindi basta. Mi prendo i due punti di stress che mi suggerivi per spingermi al limite. Credo di tirare su manipolare per tentare di, come dire, di strizzo l'occhiolino. E vediamo che succede. Mi inchino su quello che è appena esploso e tento di raccogliere la fialetta. Direi campione del mondo, se ho letto bene. Hai letto campione del mondo? Ha fatto un 6, signori. Si vede? Quindi l'efficacia è normale, quindi diciamo più o meno ottieni quello che volevi e senza alcuna conseguenza. Che minchia in sto momento! Cioè, e quindi prendi la fiala e ti defili, mentre i cuochi rimangono un po' spesati e poi diciamo... si protundono verso il metro cercando di assisterlo. Cioè, diciamo, tu te ne vai che loro tipo gli stanno facendo le respirazioni per rianimarlo. Già sono diventato un fantasma, un'ombra, scusate, un'ombra. Via. Nel frattempo, fuori, nel giardino, Gerard, Claudina, tu senti un botto e c'è Gerard che si alza e ti fa: ma hai sentito anche tu? Ma non sono iniziati forse i fuochi d'artificio?
Mi ricordo di averli richiesti all'organizzazione. E lui guarda in alto e fa, ma non li vedo, fammi andare a controllare. Forse ne è esploso uno per sbaglio, ma io sicuramente so che alla fine serata ci saranno i fuochi d'artificio. Quindi tu vuoi tenerlo il più possibile lì senza che se ne vada in giro. Esatto. Va bene, allora direi che siamo tornati a posizione rischiosa, vai. Chi? Io? Io no. Ritirando per te, per convincerlo a rimanere qui. Allora, cioè, nel senso, gli hai detto no, sono i fuochi d'artificio. Sì, ok. io sempre manipolare, perché è la tua abilità preferita, bisogna mettergli dei punti. E non ho capito perché non ho speso neanche un punto su manipolare, ma perché? Non ti aspettavi che saresti stata così? No, infatti così... non mi aspettavo forse il personaggio così. Ok, quindi tiro due dadi, perché non posso sprecare altro stress, se no ne ho già un po'. Quindi, e prendi il peggiore. Esatto. Un 1 o un 2? Basta! Ottimo! Ottimo! Bene, bene, bene. E lui fa... No, ma che stai dicendo, Clutin? Ma quali fuochi d'artificio? Fammi andare a dare un'occhiata in cucina. E lui se ne va. Non posso proprio fare più altro, raga. Di fare la mossa adesso, dai. No! Vabbè, io mi ricordo che c'era una cosa tipo fargli vedere mezzo capezzolo per sbaglio, quelle cose. Oh! Ok, va bene. Sì. Va bene. Diciamo che no. Lo inseguo e faccio finta di cadere. Tutti che fanno finta di cadere. Sempre nessuno ci riesce. Esatto, mi aggrappo tipo al suo braccio, stringendomi a lui. Nel frattempo voglio precisare che avevo anche un certo abito con una scollatura tipo fino qua. Certo, certo, abito elegantissimo, ma sensuale. Esatto, beh. Esatto, è tipo, oh no! Che sbadata! Esatto, esatto. Non dirmi che devo tirare un dado per questo, perché è una scollatura. Non è universale la scollatura, vince sempre! No, no, tira il dado, io ti do come efficacia... cioè l'efficacia è come si dice, è superiore e la posizione è controllata, nel senso non stai rischiando molto alla fine. Okay. È il top, è il massimo che puoi ottenere, mo. Ok. Diciamo che se stiamo tirando i dadi questa è la cosa effettivamente più ideale. Infatti, Rosaliand, evoca un demone che ti ha spettacolo in cielo che crei anche un diversivo. Poi, ottimo diversivo anche quello! Sì, esatto. Più semplice, ma... Direi, siamo persone semplici, esatto. Noi. Ok, ma sempre 2 di 6 devo tirare, sempre quello. Se stai usando manipolare, sì. Ma io, cioè, non mi dà soddisfazione il manipolare... E devi evocare i spiriti, quello devi fare. Lei non lo vuole fare, infatti secondo me ha sbagliato personaggio alla fine. Vabbè, vabbè, perché dai. Ma non voglio creare di panico mettendo gli spiriti, posso cavarmela. No, non è necessariamente creare panico, secondo me gli spiriti puoi farli un po' come ti pare. Poi ti possono sfuggire dal controllo, ma secondo me li puoi fare anche più di sotterfugio. No, per adesso invoco solo la scollatura. Bene, faccio 2... dadi. Invoco solo la scollatura. Che a quanto pare è scarsa, perché... E sempre uno ci hai tirato, amore. Mamma mia. Ok, lui... come posso dire? È del tutto inconvincibile. Ti fa... Oh, Clodine, dannazione, perdonami, ma guarda un po' dove cammini. E poi questo vestito, ma insomma, lo sto notando solo ora. Certo, non mi sembra appropriato per il tono della festa che hai organizzato, non trovi? Ah, prende, gira i tacchi e se ne va in cucina. Vabbè, ok, anche io sto tipo come la gift di John Travolta. Ross, tu vedi questo. Edrun che sta uscendo... Io me lo Edlun tipo che sta con la cosina in tasca, fa tutto. Raga, che pippe.
cazzo. Nell'altro senso gli sta andando incontro Gerard, chiaramente un po' preoccupato. E niente, ragazzi, secondo me dobbiamo escalare. Cioè, se questo fosse cane della vigna, direi che questo è il momento di arrivare alle armi da fuoco. Fai quello che farebbe Ross. È una situazione disperata. Cioè, in realtà adesso è rischiosa, siamo tornati, no? Tecnicamente. Poi dipende dal tipo di azione che fai. Sì, 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 però per dire. Di base, però, la situazione non è più di standard disperata. Ma voi potete anche tirare fuori le armi da fuoco. Sappiate che io farò finta di non conoscervi e mi butterò a terra come tutti gli altri. Ma è bene che tu faccia finta di non conoscerci, perché vuol dire che ci puoi continuare ad aiutare dall'ombra. Non è quello il problema. Esatto, esatto, assolutamente. Ma scusa, ma adesso qual è il problema? Noi andiamo a fare il nostro colpo, buon Ross. Secondo me ci abbiamo un timer grosso. No, sì, io ora in questa fase allora mi defilo completamente e corro al magazzino lasciando tutto in puttane. È bella. Esatto. Al magazzino di dove tengono il sangue di demone. Tanto lo scompiglio già tanto. Adesso troveranno il tizio là 1,50 per 1,50 devastato in cucina. Magari ci metteranno un po' di tempo a capire cosa è successo e a fare i dovuti ragionamenti. Se non è tempo ce ne siamo già andati. Oh. Comunque, regà, arriviamo a 3 stelline di sospetto minimo. Arriviamo dopo questo. Cioè. Il Maedre si meritava di essere esploso. Comunque, veramente un personaggio di dubbio gusto. Allora, io direi di stringere, no? Visto che sono le 11:30. Sì. Vai. Perfetto. Quindi voi arrivate al magazzino. E io me ne immagino ci sono tutti questi silos di metallo con sopra le valvole e come si chiamano quelli, vabbè, un quadrante. Ah, no, il quadrante che indica la pressione, io. Insomma, i livelli, eccetera, tutte le misurazioni, tutto tenuto sotto controllo. E dove lo mettete il sangue? Cioè, come lo trasportate? Dai Ross, va benissimo. Io contavo di utilizzare i barili stessi che erano lì, perché loro per caricare e scaricare il sangue comunque abbiamo già visto che avevano dei carrelloni, quelli enormi, piatti, bassi, con le rotelle basse, dove puoi impilare. Quindi spendi un flashback. È che noi avevamo già visto, certo. Va bene, quindi spendi uno stress. Solo per dire che l'ho visto. Purtroppo non lo vedo. La domanda è quale stress posso spendere. Me ne rimane un altro prima di avere un effetto permanente che mi avvicina a chiudere il personaggio. Quindi vediamo. Vabbè, ovviamente, però secondo me non è un tiro, cioè semplicemente è successo. Sì, sì, abbiamo visti, quindi utilizziamo queste cose dove mettono tutti quanti sti bariloni di sangue e noi sfruttiamo i carrelli già di là. Allora, immagino la porta sciolta dall'acido che sta in un angolo ancora fumante. Voi che svitate, sganciate i silos, li mettete sul carrellino uno ad uno. Esatto. I silos, insomma, i container di sangue. E tipo fra 5 minuti il guercio inizierà a far casino tra i nobili, è sicuro, è già pronto a coprirci la ritirata. Ora vedremo. Nel frattempo, Claudine. Eccomi. Noti che a una certa si crea un po' di preoccupazione tra gli invitati. Cominciano a parlare tra di loro. Vedi Gerard che va da un gruppo all'altro, molto agitato, no? Un po' sudato. Parla con tutti, si fa avanti e indietro. Ok, è il momento di tenere il mio discorso di ringraziamento. È proprio così. Io ricordo che da sta serata un solo sospetto abbiamo tolto e forse il motivo l'abbiamo capito adesso. Quindi suoni il calice. Esatto, tipo, vi ringrazio per la vostra presenza qui. Tutti i soldi che raccoglieremo in questa serata andranno per i mannari. Per le cure mediche del metro. Ha 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 ha.
diranno ai nostri coraggiosi marinai menomati per, durante le ricerche dei Leviatani e quelli che ci procurano il sangue, per cui insomma viviamo così bene, giusto anche loro. Quindi vi ringrazio per la presenza, spero che abbiate gradito le vivande. Io no, i gamberetti facevano schifo, ma comunque... Povero Metre. E comunque i gamberetti facevano schifo. Davanti a tutti. Esatto. Diciamo che questo è stato il mio pensiero estemporaneo. Godetevi il resto della serata, a breve i fuochi d'artificio. Punto. Tenori. Vabbè, ok, la gente riguarda un po' confusa, puoi vedere anche Gerard che non si aspettava questo tuo intervento e mi immagino... E soprattutto la chiusura brusca, proprio una pentina. Sullo sfondo, dietro a tutti, ci sono Ross ed Edmund. Col carrellino. E poi vuole... Ic, ic, ic. Anzi, era molto più... Esatto. Proprio innocenti, si vede. Fischiettando. Esatto, proprio così. Tutto. Danni. No, però non può finire così. Allora, Dio, è caduto. Non può finire così. Io direi che appena uscite fuori dalle mura della villa, ci battiamo il 5 e che succede? Praticamente da dietro gli angoli delle altre stradine, delle altre case, spuntano, vinti con lupo aperto, 5-6 brutti ceffi, hanno tutti indossano tutti una fusciacca rossa, quindi una sorta di sciarpona rossa intorno al collo che poi sventola giù, tutti al fianco hanno una spada, e arriva questa tizia, proprio un fisico sportivissimo, asciutta e tutta muscoli, con una lunga cicatrice lungo il volto, che schling, sguaina la spada e vi fa: avanti camerieri, dateci tutto il sangue di demone che avete là dentro. Questa non ha capito, secondo me. No, no. Allora, vi fate okay. Idea che effettivamente per lei siete effettivamente dei camerieri. Sì, sì, era un colpo che avevano già pensato di fare loro. Esatto. Guarda, Ross, uniamo le mani. Io ho zero stress, che posso spendere. Uniamo le mani. Però possiamo entrambi tirare fuori le due pistole. Io non posso che avere un flashback da usare, te lo dico, eh. Non ho flashback in canna perché non ho più stress da usare. Poi al massimo impazzisci. Fa parte è una cosa come tante. Diciamo così. Edlun ci sta. Tira fuori due pistole. Oh! Fa. Signora, lei è sicuramente avvenente dalla lingua lunga, ma questo è il nostro bottino. Quindi vede il mio culo, me lo lecchi. Cioè, tu praticamente hai fatto così due pistole da nulla. Okay. Allora tiro fuori una balestra a ripetizione, che devo fare? Immagino, con le regole ci dovremmo stare, credo. Tutto di vista legale, di cose. Ah, io tiro fuori un'arma insolita. Loro si guardano spaesati, uno dei brutti ceffi fa: ma ehi capo, hai detto che sarebbero stati delle mammolette, semplici camerieri, questi mi sembrano tizi cazzuti, insomma. Lei si gira verso il tizio, si gira verso il ceffo e gli fa: stai zitto, codardo, attaccate! No, il guercio fa un ruggito e li spaventa, no, 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 no. No. Il guercio li spaventerà tutti. Sì, vero. Puttalo, sto guardando. Assumo il... Io direi... Puttalo.
Ma buttalo in mezzo. Sì, ma adesso è un poverino. Cioè, che vuol dire? Buttalo in cacciara. Oddio. E loro di nuovo. Con le spade. Ah! Vabbè, quindi e niente, secondo me dobbiamo fargli tantissimo male a uno e sperare che gli altri si caghino sotto. Va bene, quindi cioè crivellate di colpi, tipo che vado, gli strappo le budella, me le metto in bocca e faccio occhio da pazzo, cioè proprio quelle cose così sperando che scappino. Cambio di personaggio così strano. Ma è quello è lo stress letteralmente che voglio tornare a casa, non mi cacate il cazzo, questo è il mio sangue, basta. È stata una giornata davvero difficile. Allora cioè tu hai estratto la balestra, ma prima devo ucciderlo io, poi lo devo quella è la seconda fase. Va bene, quindi prego, uccidilo. Gli sparo con una balestra a ripetizione. E uso il tiro di cacciare. E non ci aggiungo un cazzo perché non ce l'ho neanche volendo. E faccio un 4 che di questi tempi è quasi oro. Quindi lui lo metti KO, però ti ritrovi con due degli altri tizi praticamente addosso, la tua posizione diventa disperata. Bellissimo. Ovviamente niente. Allora, tu sei convinto ancora di non la mano? Spari questi dardi, il tizio se li prende tutti sul sì, a salire, immagino tipo ombelico sterno faccia. Cade a terra privo di vita e quindi un morto l'abbiamo fatto. Gli altri due ti sono addosso, fanno per affondare la spada, ma nel frattempo Claudine, tu in quel momento tutta bella agghindata, sei appena uscita dal cortile e puoi vedere Edlun e Ross che se le stanno dando di santa ragione con degli spadaccini vestiti con delle sciarpe perché rosse. Dico? Che cosa fai? Ok, poveri stronzi. Vabbè, avranno sicuramente bisogno. Diciamo che mi metto in un angolo di modo che almeno non vengo vista da nessuno. E invoco uno spirito, ovviamente. Grazie a lo Dio. Lo spirito di quello appena morto, giustamente. Esatto, esatto. Tra l'altro adesso iniziano le campane, cioè ci sarà di tutto adesso. Va bene, quindi che cosa ci vuoi fare? Che cosa comandi allo spettro? Di andare a dare addosso agli altri. Perfetto. Per forza. Vai. Posizione rischiosa, efficacia normale. Ok, io ho con armonizzare, giusto? Sì. Allora, ho già due crocette. Quindi tiri due dadi. E non prendi il peggiore, mu! Che effetto fa? Prendi il migliore! Che sei? Che è un cazzo di sei? Salutalo! Eccola. Grazie. Bene, 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 bene. Ok. Che è successo? Ha fatto 6. Oh, io credo di avere un attacco allergico. Mi succede ogni tanto. Devo andare... C'è chi crasha Discord e chi ha attacchi allergici. No, è una cosa che mi succede da sempre, solo negli ultimi mesi ci siamo resi conto con Francesca che è una cosa... Devo aver mangiato qualcosa nei grissini, mi sa. Vabbè. Oddio. Allora... Spero che comunque non ti si stia gonfiando la gola e non stia avendo altri problemi. No, comincio solo a starnutire come se non ci fosse domani. Allora, quindi ha fatto 6 pieno, senza conseguenze, esce lo spettro del morto. E citalo. E dopo poi non mi vengono, una cosa orrenda. È terribile. Bellissima. Però tra 5 minuti mi passa, sono solo 5 minuti di pura agonia. Poi... Che bello! Allora, dicevamo, lo spettro si rianima, praticamente estrae la sua spada e comincia a
dare di scherma con i due scagnozzi che stavano affrontando Ross, i quali si rigirano terrorizzati e riescono a malapena a difendersi dai colpi e dagli affondi dello spettro. Bravo amore, visto che non vuoi fare la spettressa, la spettritudine, invece cosa? Niente, usa gli spettri. Nel frattempo, Edlun, anche tu hai due tizi, tra cui il capitano, il boss, che si stanno scagliando verso di te. Uno è morto e gli altri due su di te, due sono sullo spettro. Che cosa fai? C'è un problema. Io ammicco al capitano e con gli sparo. Ammicco e ti sparo. Ma con entrambe le pistole. Cioè, no, un colpo sì. Per uno? Esatto, proviamo a fare veramente la cosa più pazzesca. Facciamo finta che sono ambidestro e strabico, quindi riesco a sparare entrambi. Ambidestro e strabico. Certo, beh, perché ambidestro e basta, hai perfettamente ragione. Farò prima uno e poi l'altro. Per quanto... No, scusa. Bella l'idea delle pistole intimidatorie. Posso lanciare però gli tiri le bombe. Ciacca. Esatto, gli posso lanciare una cosa che gli acceghi. Che gli devo dare palle così. Allora, dalla tua bandoliera potresti avere... Era questo. La bomba fumogena, il fuoco greco e l'Ulisse. Allora, l'Ulisse è un veleno. La bomba fumogena è una bomba che crea una nuvola di fumo acre che rende difficile respirare e fa bruciare gli occhi. E il fuoco greco è un olio che scoppia in una fiamma ardente a contatto con l'aria. Se li posso accecare. Ah, poi c'è pure... Se no. No, c'è pure la granata, se no. Cioè, che è una che vera e propria... Immagino. Sì, è una vera e propria granata a frammentazione. Nella tua bandoliera questo hai. No, vabbè, ok. Non ho nulla che mi piaccia. La flashbang non c'è. Vabbè, ma scusa, lanciai un fumogeno. Lancio un fumogeno e scappiamo nell'ombra? Nel senso, se il tuo scopo era, diciamo, accecarli per sì. Defilarti, sì, per esatto. Stare. Io in prima istanza li ho provati a intimidire con due pistole, dopodiché hanno fatto i duri e a questo punto proviamo a darcela. E dai, e ok, lancio questa grana fumogeno. Tiragli sto fumogeno. Crediamo tutti in te, 1-1. E giusto per capire, si tira su, armeggiare, magari? Va bene. Generale io. Di sì. Ricco 2-2. Okay. Dai, yeah. Molto bene. Gli oggi nelle ho rosicato. Quindi praticamente tu lanci questo fumogeno, ma la tizia calcola che è così agile che fa un calcio rotante, fa tipo prende al volo la bomba, la rilancia in alto che esplode disperdendo completamente niente il filo dell'aereo. Male, e ti male, sono male. Addosso. Bene, lotterò con le unghie e con i denti. Tutto questo punto disperata. Ce n'è complicata. Va bene, va bene. Sì, è davvero Dammi. Disperata. Per un check diplomazia. O qualcosa di simile. Un po' tardi per un check diplomazia. Gli abbiamo buttato addosso di tutto. Allora, aspetta. Ross, tu che sei libero, che cosa fai? Io continuo a sparare alla gente girata, possibilmente. Per favore. Certo, non faccio check diplomazia adesso. Io vedo se ce n'è uno distratto e gli pianto quante più dardi possibili in faccia. Allora, ce ne stanno due che stanno dando con lo spettro. Con lo spettro. E due che stanno per... spiedinare il prendo Edlun. Uno di quelli che sta su Edlun, dato che se rispondono allo spettro mi interessa di meno, e gli sparo tanti colpi in faccia, possibilmente. Va bene, vediamo che succede. E 6. Buono. Che è successo? Chi se lo aspettava?
Nessuno, io mai. Penso sia il primo 6 che faccio da quando gioco. Allora, permettetemi di concludere la faccenda. Infiocchettala. Esatto. Cioè, questo... Edlun, tu vedi questo tizio che sta per darti un come si chiama? Un dritto tondo. Una tagliata di spada. Quando però si ferma a metà e cade a terra con delle frecce piantate nella nuca. Dietro... Davros, fenomeno! Dietro lo spettro praticamente riesce a soverchiare gli altri due, d'altronde essendo solo mortali, non li uccide, ma loro, quelli si danno, scappano, uno riesce a disarmarlo e l'altro si dà alla macchia. L'ultima rimasta, la tizia, il boss che vi aveva confrontato per prima, si guarda intorno vedendo che non è rimasta da sola contro tre e quindi rinfodera la spada e molto onorevolmente gira i tacchi e cerca di fuggire. Io la lascerei andare, poi fate come volete. Ma come no, voglia, ma vai, scappa, passi lunghi e ben distesi che devo andare a casina. Ognuno a casa sua. Va bene. E quindi mi hanno riconosciuto? Hanno visto che li ho aiutati? No. Ah, non penso, no, non lo so, molto non bene. Credo benissimo. Quindi col suono del rintocco delle campane che suonano per il recente morto, voi vi dileguate tra i viottoli della città. Ok, io ringrazio tutti per la presenza. Cic, carrellino col sangue. Tutto le sirene, i corvi magici che arrivano. Però io mi immagino a questo punto voi state correndo, quindi il carrellino tipo... Cioè... Sì, sì, delle derapate proprio. Va bene. E niente, famo punti esperienza. E sì, purtroppo continueremo questo loop. Adesso problemi tecnici, per cui proprio siamo stati obbligati a entrare nel loop del downtime prossima volta. Eh sì, per forza. Ma magari con le ferie natalizie, se riusciamo a beccarci una volta, magari partendo anche un po' prima o andando un po' più lunghi, e rifacciamo quadrare che finiamo con il downtime, magari. Come no? Per me va bene. Sì, sì, non oggi, dico la prossima volta, magari facciamo chiudere il cerchio. Ci proviamo. Dai, fate i punti esperienza. Per quanto riguarda l'exp, io c'ho un quesito. Quando mi sono avvicendato con il maître, no, dopo che il maître è svenuto e ho tirato su manipolare per convincere la ciurma della cucina al fatto che potessi raccogliere l'acido, era un tiro disperato? Nel senso, ho un punto esperienza dovuto da manipolare o no lì? Ah, mi pare di sì, mi pare che stessimo in posizione disperata. Io ne ho fatto uno solo di punto da disperazione proprio. Da disperazione? Da disperazione. Se non sbaglio. Sono d'accordo su questo, dopodiché... Hai affrontato una sfida con competenze tecniche o caos? Sentirei i resi. Hai espresso le tue convinzioni, il tuo retaggio, il tuo background. Ti vedo, cioè, la faccia di su quello siamo un po' indietro, però soltanto Claudine secondo me sta davvero sfoggiando. Sì, nel senso, non studio, non cose, va bene. Inizio traumi, no, va bene. Ah, io ho fatto un punto da disperazione e un punto da appostamento violenza. Basta. Poca roba, sta giro. Dove te lo sei sparato il punto? Sul libretto, eh? E penso sia obbligatorio quello là. Ok. I tre che ci danno, quelli generici, mi sa che sono per forza sul libretto, giusto, Adam? Che cosa? Scusa? I punti esperienza che fai perché hai affrontato una sfida o hai espresso le tue convinzioni. Quelli sono tutti da libretto, no? No, decidi tu dove metti. Ah, random, dove ti pare, ok. Dove vuoi te? Ok, io l'ho messo comunque sul libretto.
Allora, tu, Valerio, hai espresso una sfida. Io ho fatto soltanto una sfida e ho fatto un'azione disperata. Basta, e non ho fatto convinzioni, non ho affrontato problematiche legate a vizi o traumi. Ok, invece Edlun, competenze tecniche e caos, e il resto non lo so. No, direi di no. Mi sono segnato solo i punti, vabbè, che abbiamo condiviso per i momenti disperati. E mi sono caos, basta. E invece Claudine? Ma io direi che ho affrontato la sfida con la conoscenza e metodi arcani, convinzioni, retaggio e background sì, per via della festa con i nobili, e lottato con problematiche legate ai tuoi vizi. Oddio, io ho sempre il problema del lusso e quant'altro, però non è che... Non l'hai, diciamo, non ti senti di aver lottato contro il lusso, lo hai abbracciato. Esatto, cioè, sì. Va bene. Quindi ho fatto due punti? Due punticini? Sì, da mettere dove ti pare. Li ho messi nel libretto. Invece, vediamo un po' se gliela famo. Allora, avete eseguito con successo operazioni di tipo furto con scasso spionaggio, rapina o sabotaggio? Sì. Tecnicamente sì! Non era proprio come noi pensavamo di avremmo fatto l'operazione, però... Avete affrontato una sfida al di sopra del vostro livello? No, raga, qui siamo stati pippe noi, secondo me non si può considerare sopra il nostro livello. Ha detto male, esatto. Sì. Gestibile. Avete rinforzato la reputazione della banda o sviluppata una nuova, Rocamboleschi? Ne abbiamo sviluppato... Cioè, Rocamboleschi è confermata, però, più che... L'avete rinforzata come reputazione? Sì, tristemente sì. Tristemente sì. Quindi avete livellato per la banda. Ok. E avete espresso obiettivi, motivazioni, conflitti interni o natura essenziale della banda? Direi pensare un secondo, perché stiamo rafforzando dei punti già espressi, però non so se li abbia davvero marcati. Cioè, a vostro senso, cioè, se sentite che avete c'è stato un momento in cui sono usciti dei conflitti interni per la banda, bene. No, no, conflitti zero. No, conflitti non credo. Ok. Allora, voi potete prendervi o un'abilità speciale o due potenziamenti. Non so se li vogliamo vedere ora o la volta dopo, come vi pare. Secondo me, raga, ci servono i potenziamenti, però... I potenziamenti sono molto fighi, sì. Sono? Sono quelli sulla sinistra. Sono quelli a sinistra. Basta a destra. Scusami, sì, quelli là a destra. Potenziamenti della banda. Potenziamenti della banda. Lo sfondo grigio sono quelli esclusivi delle ombre. Quelli sulla destra, sfondo bianco, sono quelli per qualsiasi tipo di banda. Io dicevo a sinistra perché già stavo guardando le cose che puoi sbloccare del covo. Quelle sono le cose. Come si chiamano? Non mi viene in mente. Claim. Comunque partono sempre da là, però. No, no, no. Quelli. Allora, sulla sinistra la mappetta non c'entra in niente. Ok. Ma quindi due potenziamenti? Tipo là, saldi più uno casella stress. Cosa vuol dire? È che se voi... Allora, questo richiede tre potenziamenti, come puoi vedere. Mm-hmm. Significa che voi potete arrivare ad avere più stress del normale. Cioè avete una casella stress in più. Però vale solo se ci spendi tutti e tre i potenziamenti? E poi tu ce ne hai due al momento da usare. No, ok. Mappe dei bassi fondi e passepartout? No, però aspetta, mi sa che c'è un errore, perché... Ah, no, no, sì, no, no, niente. Cosa? Niente, ho fatto un flash. Vediamo, scusa, io i potenziamenti della banda sono 5. Vedo quelli. No, giusto. Ci stanno... no, pure sulla destra, covo, qualità e allenamento. Ah? Oh... Ci sta la rimessa per dove potete lasciare dei mezzi. Per esempio, Ricca, se tu metti qualità strumenti, che ne so, cose reagenti. Reagenti, cose... materiali.
se volete mappe dei bassi fondi e passepartout, due carichi gratuiti per strumenti e attrezzi. Che a te servirebbe un sacco pure quello, Ricca. Reagenti significa che, allora, la qualità significa che se prendete quel potenziamento, gli oggetti relativi a quella cosa che voi avete sono di qualità superiore, quindi vi danno un'efficacia migliorata sui tiri. Non lo so, a me ruolisticamente parlando mi piacerebbe avere tipo documenti, immaginare di avere qualche tipo di una stampante per produrre appunto documenti falsi in modo che ci possiamo imbucare dove cazzo ci pare, le feste. Noi dobbiamo pare, creare una radice trasmittente in modo che io smetto di stare sul campo e sto alla distanza e ti cecchino da lontano tutto. E lui la telepatia la sta inventando, la sta sviluppando. Appunto. Se no, Ricca, sì, se vogliamo fare una cosa realistica, basta che fai attrezzatura da ombre, mappa dei bassi fondi e passepartout e stiamo a cavallo, Attrezzatura da ombra, due carichi gratuiti, ok. Vuol dire che tu puoi andare come se fossi normale, ma da leggero. Però due oggetti devono essere strumenti o attrezzi. Sì, sì, che tanto lui usa. Lo intendo. Questo chiunque, ovviamente. Vale per tutti. Sì, io sto pensando a quello che si carica di più, però. Mappa dei bassi fondi e passepartout vuol dire che possiamo iniziare a fare dei colpi con una pianificazione più easy. Che non ci farebbe schifo. Perché tanto potremmo sempre dire che abbiamo il passepartout. Ovvio, di roba di bassi fondi, immagino il passepartout della nobiltà. Cioè, dipende un po' da... Non so come è scritto, no, il manuale. Il passepartout, penso lui intenda... insomma, una chiave che ti facilita l'aprire e scassinare qualsiasi tipo di serratura. Ah. Allora, bella. Beh, lo so. La paura. Mentre malfattori d'elite, che sarebbe, scusate? È una bandina. Un gruppo di, di bruti al vostro servizio. Ah, mappe dei bassi fondi e passepartout mi sembra una buona idea. Volete i bruti, i malfattori? Ma non è che mi stanno troppo simpatici. No. E... boh. Strumenti, reagenti, materiali, uno qualsiasi di qualità, direi. Scegliete voi. Pure armi, volendo, se vuoi, una balestra un po' più fine. Io sarei contentissimo di armi, però quello è appunto dico io. Che dai, differenza su. Ci fa armi di qualità maggiore? Tra virgolette, per dirla più proprio stupida, infliggi più danni, però dipende. Beh, potenzialmente mi posso mettere lì come Sarguisuga a produrre strumenti più raffinati, per esempio. Quindi più efficaci. Sì, sì, a me va bene tutto. Ti piace? Sì, sì, a me va bene. Dai. Quindi, che avete preso alla fine? Mappa dei bassi fondi e passepartout e strumenti di qualità? Dai, Va bene. A posto. Poi mi vado a rivedere sul manuale che cosa significa mappa dei bassi fondi e passepartout nel dettaglio. Però penso proprio che sia esattamente quello che noi pensiamo sia. Strumenti. Eh? Strumenti. Calcola, sono strumenti, due volte che sento strumenti. Allora non so solo io, ok. Ma per i bassi e strumenti, dico. Ah, ok, perfetto. Ti ho chiesto che hai detto e tu strumenti. Va bene. Ok. Posto. Allora, nonostante tutto è stato piacevole. Sì, a parte gli enormi problemi tecnici, la live spezzata 12 volte. Freeze e quant'altro, vabbè, oggi è andata così. In fondo erano già saltate due settimane di gioco, quindi non è che si poteva riprendere tranquilli. Dovevamo essere puniti in qualche modo. Esatto. E sotto le feste ci ritroviamo mai più? Allora, io lavoricchio, come vi ho detto, però insomma ci teniamo aggiornati. Va bene, appena hai più chiara la situazione, creiamo una triangolazione. Ah, va bene, vi mando i giorni, vi dico quando ci sono.
Non davvero? So se entro gennaio ci sarò di nuovo, però vediamo. Ce la studiamo. Al massimo giochiamo i primi di gennaio, se vi va bene. Cioè, tipo ah, io sto qua, eh. Non va è bene. Che facciamo molto con sto COVID. Infatti. No, per carità. Ci sono. Soprattutto i primi di gennaio mi trovate molto libero. Va bene. Volendo anche pomeriggio, mattina, insomma. Va bene, intanto signori chiudiamo lo streaming, grazie di averci accompagnato nonostante tutto e ci vediamo alla prossima, ciao.